Emanuele Boaro, team Astana Kazakhstan, ormai un veterano dall'alto dei suoi 36 anni, lui è uno dei tanti che in Astana utilizza la Filante SLR, che è un po' il modello polivalente di casa Villiers. A lui chiediamo perché ha fatto questa scelta, perché Emanuele ti trovi bene con questa bici quando lo sponsor gli dà la possibilità di utilizzare anche un altro modello, che è la Zero SLR. Per il lavoro che devo svolgere io in pianura e comunque nelle pianeggianti avvallonati mi trovo bene con questa, quindi mi aiuta anche a fare meno fatica sul mio lavoro. Qual è la caratteristica di questa Filante SLR, che a quanto pare è uno degli assi nella manica di Villiers? Diciamo che questa bici, la Filante, viene da tanti studi e hanno fatto vedere che ha un vantaggio nella pianura e anche in salita. Dacci qualche informazione in più, perché sai, i ciclomotori sono curiosissimi di questo. Non so, pressione degli pneumatici, tipo di pneumatici che utilizzi, se tubeless, tubolari. Allora, noi usiamo i tubolari della Vittoria 28. Poi... Quindi siete tra i team che sono rimasti allo standard classico, diciamo. Perché? Ma studi dicono ancora che comunque il tubolare sia buono. Sai, poi chi vende i tubeless invece dice il contrario. Sì, noi abbiamo scusato questa causa e ci stiamo trovando bene, quindi è un po' più di lavoro per i meccanici, però uno deve provarli. Noi abbiamo provato solo la Roubaix e stiamo lavorando appunto con Corima per sviluppare queste cose. Quindi le pressioni evidentemente sono diverse tra tubeless, sì, e tubolari. Con la tubolare, correggimi se sbaglio, devi andare su pressioni ancora molto elevate. Allora, il tubeless arrivi a 5, mi sembra, non sbaglio, e il tubolare può arrivare ancora a 10. Quindi sai, anche lì è poi una questione di guidabilità. Ma la pressione elevata è sempre un vantaggio secondo te? Ma sai, usando il tubolare non puoi andare a 5, invece col tubeless non puoi andare a 8, quindi è proprio c'è proprio un limite dalla casa madre, che il futuro sembrerebbe tubeless, però vedremo. Qual è la bici ideale per il ciclista professionista oggi? Ma la bici ideale deve essere una bici che dove si trova bene e che sia comodo in bici. E prima si guardava tanto la leggerezza, adesso, correggimi se sbaglio, è un parametro che è sceso un po' in secondo piano o no? La leggerezza sì, conta anche quella, però se hai 2 kg sovrappeso, anch'io potrei avere la bici di 5 kg, anche se non posso correre, però il peso è quello. Quanto pesa la tua Filante SLR in taglia S con ruote Corima da in carbonio? Lo sai? Quasi al limite UCI. Infatti qualcuno viene piombata, forse la XS viene piombata perché è troppo leggera. Ma non la tua? No, io sono al limite. Potrei scendere, però non posso per limite UCI. Grazie mille. Grazie a te.